Vai. Sta registrando? Sì. Via. Anche lui ti sta registrando. Signor Orazio, ecco, ci siamo sposati. Non dire signore perché mi vergogno. Solo Orazio. Signora Alba Mediterranea. Un nome che non finiva più, va bene solo Orazio. Non pretendo il riconoscimento di qualcosa che non sono. Allora, da dove partiamo? Sospiro. Il discorso è molto complesso. Affronta il cambiamento della nostra etnia. Addirittura l'etnia. In competizione con l'intelligenza informatica. No, un attimo. E tutto quello che ne consegue e discende. Mi diceva? Ricomincio da capo? Sì. Dicevo, la situazione è molto complessa perché coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale, culturale, politica, storiografica e di qualunque altro genere che riguarda l'umanità. La larga. Capiamo il suo riscaldamento. Allora, nel caso specifico, del riscaldamento globale, bisogna dire intanto principalmente che è una metamorfosi in corso da sempre, da che esiste l'orbe terracqueo, c'è sempre stato in tutte le epoche. Sai che è tornato di moda il termine sì. Che appena detto. Vabbè, io sono un po'. Non è che lei è Ghostwriter, no. Vabbè, comunque andiamo avanti. Globo terracqueo, cioè c'è sempre stato. C'è sempre stato ed è sempre avvenuto tranquillamente a partire dalle epoche più lontane fino ad arrivare alla civiltà attuale attorno al 10.000-12.000 avanti Cristo, che poi nel proseguio dei secoli ha sviluppato la tecnologia, la conoscenza eccetera, e contemporaneamente ha preso conoscenza e consapevolezza dell'esterno, dell'esteriorità, colonnello, dell'ambito. Allora, una precisazione, è vero che diciamo negli ultimi 2.000 anni abbiamo avuto vari surriscaldamenti, periodo romano, certo, medioevo, certo, quello attuale, ma certo, c'è una grande differenza tra quello attuale, per esempio, e quello del medioevo. Quello attuale l'abbiamo avuto in appena 50-100 anni, quello del medioevo c'è stato bisogno di 300-500 Orazio anni prima che si potesse materializzare, non so se è chiaro. Quindi la rapidità con cui... Orazio, un attimo, bravo, che non interrompe Orazio di solito. Non sono per niente d'accordo. Non è uno che interrompe, fallo finire. Ah, scusa. No, volevo dire, la rapidità con cui si è verificato il riscaldamento negli ultimi 100 anni non è mai avvenuto nel passato più o meno lontano, laddove perlomeno misure indirette permettono di risalire a quanto... Come? Ve lo spiego così, quando vi parla, guardatevi tra di voi. Allora, quello che vorrei evidenziare io in conflitto con quello che dice lei è il fatto che in questo momento hanno una forma sinergica gli interventi umani e quelli materiali, cioè quelli esterni, naturali. E quindi, io faccio sempre esempio... Sì. Faccio sempre esempio all'evento, per esempio... dell'esplosione del vulcano Tambora o dei vulcani Lachi, che hanno portato nel 1783 il Tambora, cioè i Lachi e poi successivamente il Tambora, hanno portato alla rivoluzione francese e tutto quello che ne è conseguito. Ah no, alla telecamera. Non so niente. Se posso rispondere io al... Sul vulcano allora, interviene Andrea. Sicuramente noi sappiamo, la scienza ci dice, che il clima è sempre cambiato, non è mai stato. Del resto, lo stesso Virgilio diceva ai suoi tempi, il clima non è più quello di una volta, no? E quindi sappiamo che il clima è sempre cambiato, ce lo confermano i dati. La scienza ci dice, soprattutto grazie a delle complesse simulazioni al computer, che ci permettono di ricostruire il clima del passato, di simulare quello che è avvenuto. Molto in parte. Scienza ci dice che insomma del resto sono gli stessi modelli fisico-matematici applicati all'atmosfera che avevano utilizzati per le previsioni del tempo. Sarete d'accordo con me, le previsioni del tempo ogni tanto non sono corrette, ma rispetto a 30-40 anni fa hanno molto fatto più progressi notevoli. Bene, cosa ci dicono queste simulazioni? Che se noi consideriamo solo i fattori naturali come i vulcani o i cicli del sole, possiamo spiegare quasi tutto quello che è avvenuto fino al 1950. Ma dopo il 1950, se non consideriamo un qualcos'altro, e quel qualcos'altro infatti è l'azione dell'uomo, esatto, cosa vuol dire? Che se
non ci fosse stata l'azione dell'uomo, il clima oggi sarebbe uguale a quello del 1950. Ma questo è tutto da dimostrare. Questo è quello che ci dimostra la scienza. È una teoria. Ci annientiamo, ci estinguiamo noi e poi ne rimane uno che ci dice tra 100 anni, beh, fa più freschetto, questo era problema, colpa, è l'unico modo. Questo problema del riscaldamento globale è un grave problema, ma non è quello principale è la sostituzione dell'intelligenza artificiale con l'uomo moderno. Ma quindi è lei che ha fatto bloccare ChatGPT in Italia? Com'è? È una sua idea, vede che allora lei è il ghost di lei, eh? ChatGPT. No, però aspetti, i problemi sono tanti, ognuno di noi ha anche i propri problemi e la no, terra per carità. Ne ha centinaia, certo. No? Qui stiamo parlando di un problema però in questo momento, quindi non certo. Diamo priorità. L'intelligenza artificiale in questi ultimi... viene utilizzata per fare i calcoli del clima, perché i supercomputer gestiscono anche il questo. Signore, prima, Orazio, cioè, ha capito il discorso che l'ha fatto Andrea? Cioè, gli ha detto... Nel senso Andrea che è lui? Sì. Sono solo io. No. Se non conosco nessuno dei due, quindi non so chi sia. L'azione dell'uomo è particolare. Mai, guardato, mai visto sì. Canale 5. La tele. Così che sia chiaro. Non l'hai visto. E cerco di vedere pochissima televisione perché devia la mente. È uno strumento di... Ma neanche il meteo guarda. No, manco quello. E cosa fa? Col dito? Lavoro da 25 anni con internet. Che so gestire meglio. Sono anche su internet le previsioni del tempo. Sì, anche su internet. Vabbè, grazie, quindi niente TV. Meno possibile. Ma neanche gli show, che ne so, tale e quale show. Quando mi voglio masturbare vedo qualche film. Che senso masturbare? Sono abbastanza schietto? Ma su dove guarda? Che film guarda? Non sul canale 5. Film di avventure, fantascienza, d'amore qualche volta. E si masturba su Indiana Jones. Quindi. Vabbè, anche. Sono gusti, diciamo. Sì. Il problema sono... Io un programma lo vedo. Sono i multinazionali che proteggono l'inquinamento globale. Perché hanno tutto l'interesse per mantenere l'inquinamento... per sviluppare i loro sporchi affari. Pensate, questo è un punto di vista. Andrea? Allora, io da scienziato arrivo fin dove arrivano i dati scientifici, nel senso, io posso dirvi con certezza il clima è cambiato. Perché vi dico con certezza il clima è cambiato? Perché me lo dicono con certezza i dati raccolti dai termometri, dai pluviometri. Ora, i termometri... Negli ultimi 250 anni, non prima. Cosa? Negli ultimi 250 anni, perché prima non c'erano gli rilevamenti. I climatologi possono studiare le erbe, i semi, eccetera. Ci sono tanti metodi cosiddetti paleoclimatici che ci consentono di arrivare molto più indietro. Certo. Ma quello che a noi importa adesso... in particolare in questo momento è proprio il riscaldamento degli ultimi due secoli. Perché? Perché è quello che ci sta mettendo in difficoltà, è quello che chiamiamo global warming, che letteralmente significa riscaldamento planetario, e quello non lo possiamo mettere in dubbio perché i dati raccolti dai termometri, e i termometri non mentono e non hanno sensazioni, raccolgono dati. Quindi però vanno interpretati, dicono, e vi dirò di più, gli strumenti vanno interpretati. Cioè, vanno interpretati, ma i dati meteo trattati in maniera scientifica, ovvero secondo le regole con cui che devono essere seguite per trattare quei dati, ci dicono secondo le leggi galileane, dell'esperimento, dicono, della prova, che oggi viene applicato molto poco. Ma lei che cosa sta tenendo in mano? L'innalzamento della temperatura, ma una tanto cosa anche gli altri stanno esatto. Vabbè, cos'è? Registratore. Registratore. Uno così da vorrei dire una ma funziona. Funziona. Bisogna distinguere i due aspetti, cioè c'è o non c'è questo riscaldamento? C'è o non c'è questo riscaldamento? Come ha detto Andrea, non di questo cambiamento climatico. Cosa? La colpa, allora, quello che ci dice la scienza ci dice che quello che è successo dopo il 1950 noi non lo possiamo spiegare se non consideriamo l'azione dell'uomo. Cosa intendiamo per l'azione dell'uomo? Le emissioni di particolari sostanze, i gas a effetto serra, quindi gas clima alteranti, che trattengono il calore all'interno dell'atmosfera. Ora, come è stato forse già accennato, l'effetto serra non è un fatto negativo. Se non ci fosse l'effetto serra, il nostro pianeta sarebbe di circa 33 gradi più freddo, quindi sarebbe un'enorme palla di ghiaccio perennemente avvolta nel gelo. Il problema
l'aumento di effetto serra. C'è Emiliano che prima parlavamo delle scie chimiche. Mi fai i versi. No, adesso c'è Emiliano, io lo so che tu vai all'Emiliano. Prendere il soffio di Faraday intorno alla... Adesso c'è Emiliano. Arriviamo, non interrompiamo. La signora. E quindi tu... Anche prima c'è sempre cambiato. Certo, certo. Allora proviamo... Magari ci sia... Esatto, possiamo dire che in pratica... Lei signora, che opinione si è fatta? Io... No, in generale. Lei qua di Roma? Certo. Ah, di Roma. A Roma non fa più caldo che... Quanti anni... Mi scusi, non per farmi... 35. Vabbè, 30 anni fa, diciamo. Lei c'era meno caldo a Roma d'estate? Ma cioè... io... No, già era iniziato il caldo. Cioè lei sente caldo da sempre? Beh, oddio, detta così... No, non sente più caldo, lei? No. Certo, io infatti a lui ho chiesto se la cosa è stata provocata dall'uomo oppuramente proprio perché il clima cambia come sempre. Ma cambiato è assodato che la cosa è stata provocata dall'uomo, cioè, su questo ci sono. Ma sul fatto che il clima sia cambiato, il più grande direi attore nel campo dei mutamenti naturali del clima è il sole. Se andate a vedere le oscillazioni che il sole ha avuto negli ultimi 100.000 anni o 10.000 anni oppure negli ultimi anni, per esempio adesso paradossalmente negli ultimi 10 anni il sole ha ridotto la propria attività, allora non si aspetterebbe perché il clima della Terra non si raffredda, perché il surriscaldamento di origine antropica, l'ammetto, è superiore a ciò che invece il sole cerca di darci con la mano di raffreddare il pianeta. Ma se andate a vedere, per esempio, tra il 1920 e il 1950 c'è stato un rapido riscaldamento quanto quello tra gli anni 70 e 90. Andate a vedere, quel riscaldamento è dovuto a un periodo in cui il sole è stato molto attivo. Negli anni 60-70, tutti ricorderanno quelli che hanno su per giù la mia età, che erano anni piuttosto freddi, bene, il sole ha avuto un momento di pausa, no? Di minore attività, e quindi... viene spiegato il perché in quegli anni invece di vedere l'aumento della temperatura abbiamo visto una diminuzione. Quindi il grande manipolatore del clima nel passato, fino al 1950 come dice Andrea, è stato il sole. Se sovrapponete le oscillazioni dell'attività solare con quelle del clima convergono esattamente. Mi permetto di ricapitolare, il Colaine lo dice, se il sole ha diminuito la sua attività, com'è possibile che il clima sulla Terra si sia surriscaldato e non raffreddato? Grazie. Aumento della... Della? Oddio. Delle emissioni di gas serra. La emissione di gas serra. Cioè, ma in questo concordiamo entrambi. Io non capisco da che parte sta. Guarda. Le scoregge delle vacche producono il 15% del CO2 mondiale. Cioè, quindi aumentano la temperatura con l'effetto serra. Ma le vacche c'erano anche... Meno, molto meno. Siamo a oltre 100 milioni di vacche in Europa. Ma una volta c'erano più bufali, c'erano 200... La posizione dei poli della Terra, per cui oltre il problema del sole... Quello è un discorso che agisce... Il problema terrestre. Un discorso che agisce sul lungo periodo. Quando voi parlate di glaciazione, parliamo di 100.000, 200.000 anni di periodicità. Noi stiamo vivendo qui appena 10 anni di l'epoca moderna, quindi non si può dire attenzione arriva la glaciazione, certo. Arriva in tempi lunghissimi. Il signore vuole intervenire, lei si chiama? Virgilio. Il signor Virgilio, sa cosa diceva Virgilio rispetto alle stagioni? Le stagioni non sono più quelle, poi l'ha detto anche Andrea. Cosa diceva Virgilio sulle stagioni? Sì. Le stagioni non sono più quelle. Non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni, siccome si dice adesso. Allora, io volevo dire questo. Mi sono occupato dell'ambiente per tanti anni. Un attimo. Adesso che arriviamo... Però la dottoressa che è esperta... Lei deve parlare. Sì, certo. Ma lei parla per ultima che parla di più. Sono battita da questa situazione. In che senso basita? Perché di questo argomento può parlare Andrea, può parlare il colonnello. Cioè... Brava. Possono parlare quelli che hanno fatto 30-40 anni di studio, è un sistema complesso. Cioè, far parlare le persone che dicono delle cose sulle vacche. Cioè, parla più forte. Non
Adesso ci arriviamo. Diciamo, ho messo già il microfono al signore. Perché io volevo far presente Virgilio, signor Virgilio, parli con Andrea. Virgilio. Allora, volevo far presente una cosa, che purtroppo il profitto si ciba di terrorismo. Io già al suo tempo, sta una frase inquietantissima, il terrorismo si ciba perché, anche perché toccai con mano cioè, per fare profitto devi terrorizzare le persone, il profitto si ciba di terrorismo, Virgilio, e lì è grande, avviene la tecnologia del controllo cosa? Vorrei capire la fallo parlare adesso ci arriviamo, non continuare mi sembra che state in televisione sempre interrompendo al suo tempo, ma guardi Andrea, non guardi al suo tempo. La gente era terrorizzata dal buco d'ozono, no? E io per anni seguivo queste tematiche del buco d'ozono e gli stati spesero tantissimi fondi per fare la ricerca sul buco d'ozono, per cercare di farlo chiudere, quindi legiferare in materia, eccetera. Poi parlando con degli scienziati, perché io mi occupavo di ambiente, ha detto sì, in effetti c'è un piccolo riscaldamento, però noi cominciamo a studiare queste tematiche da 30 anni, 40 anni. Ma cosa significa che lei si occupava di ambiente? Perché detta così... adesso, quindi non si sa in passato se questo buco d'ozono si apriva, si puliva, magari è una cosa ciclica. Quindi non vorrei che questo giochetto della emergenza climatica fosse lo stesso gioco allora del buco d'ozono. Adesso del buco d'ozono non se ne parla più. Allora questo lei sta dicendo, no? Lei sta dicendo, Andrea, cosa dice il signore? Dice qualche anno fa, diciamo, la minaccia era il buco dell'ozono, poi non se n'è più parlato. Tutte le riviste era la viaria, l'HIV. Come sono spariti questi terrori socio-economici? Cosa c'entra l'HIV, grazie. Sono tutti terrori. Cioè, tutte situazioni di terrorismo mediatico e politico che ha portato alla distruzione. Che ha portato alla distruzione dell'entità sociale, del collante sociale addirittura. Allora, Virgilio diceva, il terrorismo, no, il profitto... Ci fu terrorismo mediatico. No, il profitto si nutre di terrorismo. Di terrorismo. Quindi lei dice, il terrorismo ai tempi, il terrorismo ai tempi era il buco dell'ozono. Crea profitto. Oggi non se ne parla più del buco dell'ozono, ma si parla di emergenza climatica. E si parla di global warming. Oppure magari anche di vaccini. Quindi il profitto si nutre di terrorismo che oggi... Sì. È il global warming, cioè noi abbiamo paura. Vabbè. E su questo qualcuno fa profitto. Andrea. Allora, tanto rispondo alla questione del buco dell'ozono. Allora, non se ne parla più o quasi più perché? Perché lì abbiamo messo in atto le politiche giuste per riparare al danno che avevamo fatto. Perché? Perché anche in questo caso i dati scientifici ci dicono che il buco d'ozono, cioè questo... questo impoverimento dello strato di ozono che ci protegge dai raggi ultravioletti più nocivi avveniva soprattutto a causa di particolari sostanze che stavamo buttando nell'atmosfera, i fluori, in questo caso dei composti del cloro, e il cloro in certi periodi dell'anno era in grado poi di mangiarsi letteralmente le molecole di ozono. Cosa è stato fatto? Già a fine XX secolo sono stati eliminati i CFC da tutte le bombolette spray, perché il cloro, il fluoro, carburi, esatto, il cloro, certo, lei li conosce? Carburi. E eliminando quelle sostanze, piano piano la quantità di cloro presente nell'alta atmosfera è andata diminuendo, e quindi ecco che il buco d'ozono piano piano si è rimpicciolito, nel senso che stagionalmente ogni anno si presenta in minima parte del buco d'ozono, è proprio un fatto naturale. Il problema ai tempi era che si stava allargando a dismisura, era insolitamente ampio questo buco nello strato di ozono, e soprattutto le quantità di ozono diminuivano in maniera drastica, quindi permettevano i raggi ultravioletti più nocivi. Su questo sono d'accordo. Dopodiché, su un aspetto possiamo essere d'accordo: la comunicazione di certi fatti scientifici, certi fenomeni, a volte viene in effetti in maniera troppo emozionale. Ma questo fa male, questo fa male alla stessa comunicazione scientifica. E questo tanto è il punto centrale. Ormai si sa che, ad esempio, c'è una sindrome, se vogliamo chiamarla così, da ansietà climatica,
cioè tantissima gente che rifiuta il discorso del cambiamento climatico perché oramai quando ne sente parlare gli viene ansia, dice guarda, piuttosto che sentirne parlare non ne voglio sapere nulla. Il problema di fatti qual è? Non è far passare il messaggio se tu farai questo, cioè se inquinerai e finirà tutto, brucerà tutto e rimarremo con una siccità infinita, no? Bisogna ribaltare il discorso. Se noi siamo bravi a non inquinare, torneremo ad avere la neve sulle montagne. Se noi saremo bravi ad inquinare, torneremo ad avere la pioggia che cade con regolarità, perché il messaggio corretto è quello, cioè far capire che i comportamenti giusti portano ad una tutela dell'ambiente. Virgilio, qui siamo tutti sulla stessa barca, proprio letteralmente. Allora, qua siamo proprio sulla stessa barca. Quando io da profano sento il professor Franco Perotti dice che non c'è assolutamente aspetta, Virgilio, aumento però, Virgilio, una cosa, cioè, faccio una chiosa al discorso che sta facendo Andrea, qual è? No, mentre tu hai detto perfettamente, però mentre tu dicevi, no, che il buco dell'ozono era usato per terrorizzarci e creare dei profitti, poi c'è aggiungere qualcosa, non se ne è più parlato. Posso aggiungere Andrea qualcosa? Ti ha spiegato che non è che non se ne è più parlato, abbiamo messo in atto una serie di miglioramenti, abbiamo eliminato il cloro, i clorofluorocarburi e quindi oggi non parliamo più del buco dell'ozono. È diverso dal dire che era stato creato per terrorizzarci, oggi hanno creato per terrorizzarci i global warming. Come ti chiami tu? Giorgio. Giorgio, io volevo aggiungere anche questo, perché lavorando io mi occupavo d'ambiente per l'ANSA, quindi qualcosa ne capisco. Per l'ANSA? Per l'ANSA, esatto. Cosa faceva? Mi occupavo di ambiente per l'ANSA. È giornalista. Che giornalista. Ah, ANSA, capito, l'ANSA, perché a Milano... L'ANSA. Sono quelli della spazzatura. Molto. Giornalista all'ANSA. Scienziati, poi... Tutti fanno l'ANSA. Per questo parla del media. Perché così facendo il governo avrebbe stanziato molto più fondi per la ricerca. Questo in sostanza era. Vabbè, queste sono le, queste però lei ci può dire qualsiasi cosa. Beh, col terrorismo, tutto il bene che le voglio da... le persone e lo Stato finanzia. Tutto ci sarebbe Fedora che ci avrebbe da dire. Fedora ci avrebbe da dire molto. Tutti i centri di ricerca tendono a evidenziare il problema che loro trattano. Se c'è un problema sul clima, è chiaro che se quel centro è specifico per quell'aspetto del clima tende a evidenziare che quell'aspetto magari per lui è importante e magari viene finanziato quell'aspetto. Lo ingigantiscono a 10, questo è il problema. Com'è? Il problema è 2, lo ingigantiscono a 10. No, ingigantire nel senso che in quel momento viene più portato avanti quell'aspetto, magari piuttosto che un altro che agli occhi della comunità poteva sembrare più importante. Ma questo è nella logica di tutte le cose. Tutti i giorni a noi stessi facciamo delle scelte e poi ci accorgiamo che forse era meglio aver fatto, era prioritaria un'altra scelta. Poi non dimentichiamo che spesso lo scienziato conosce benissimo la sua materia, sa trattare benissimo i dati scientifici, ma magari non sa comunicare, perché alla fine l'informazione, quella per il grande pubblico, segue delle leggi che sono le leggi della comunicazione, che non sempre vanno d'accordo con le leggi della fisica e quindi a volte magari può arrivare, ma quando uno poi va a vedere i dati reali, sì, ma quando parlano per 3 anni di seguito del Covid, dell'epidemia, quella è una fossilizzazione mentale, scusa. Io l'aspettavo lì, PM di Cina, andiamo nel campo. Il velocista italiano, come si chiama? Ma Pietro Mennea. No, quell'altro, Robert. Quello America. Lei era come Jacobs, che sta succedendo riguardo ammutinamento al periodo della pandemia. Che cosa c'entra la pandemia? È ammutinato. No, capito? Infatti dicevo, la stavo aspettando perché lei era come Jacobs prima di partire per i cinque. Appena sentito che è entrato e mi cita il Covid. Sì. Che cosa? Allora, intanto quello che ci hanno raccontato è completamente falso, basato su nulla di scientifico. A proposito di scienza, Andrea, io anche in questo caso
da scienziato mi rifaccio ai dati scientifici. Se i dati, perché alla fine lo scienziato su quello si basa, sui dati. Sì. E se sono dati strumentali, e se tu leggi i dati e li sai interpretare, non puoi non riconoscere che la verità è tutt'altro. Qui parliamo di affari importanti, parliamo di 400 miliardi di euro solo per l'anno 2020, di mancati utili delle aziende italiane, solo di quello, complessivamente il tutto ci è costato 1.500 miliardi di euro. Cos'è? È un bel affare o no? Io devo partire dal presupposto che il dato che leggiamo sia un dato reale, altrimenti non abbiamo nulla su cui parlare. Ma se il dato è effettivamente... L'AIFA ha comunicato negli ultimi mesi una raffica di informative. Stia tranquillo, sì. Ragazzi. Come sono tranquillo? Dire? Sono... Vattene a leggere, che non l'hai documentate bene. Io leggo i dati no. quelli ufficiali. Vattene a leggere. No, ma voglio dire... Tanto sul clima, qui, ci sono anche le registrazioni audio e video. Che raccontano le cose che dico io. Io vado a vedere i dati, registrazioni audio, video sono altra cosa. Se io vado appunto, a vedere altra dati, cosa, sono altre che in aggiunta. Se per scontato che i dati siano giusti, se sono lì, devo dare per scontato che siano dati reali, i dati parlano in un certo modo. Ora, io mi occupo di atmosfera, ma se fossi un medico e vedessi quei dati lì, trarrei le conclusioni che hanno tratto. Dico, è un problema più di diciamo che hanno preso 12.000 euro in più al mese di media tutti quelli che hanno vaccinato. Mi sembra qui di media, 12.000 euro senza fare nulla fanno gola a tutti. Questo è un altro aspetto. Però, ragazzi, ma questo che cosa c'entra questo? Tanto viene tagliato. Scusate, posso dire una cosa? Signora, infatti. Un attimo, che adesso tutto... prendiamo un microfono, che la signora ha la voce più bassa, tanto Orazio... A me mi si sente comunque. No, che se no ti va via la voce. No, io, stai tranquillo, posso parlare 18 ore di seguito. Se lei è l'esperta. Esperta del settore. Lei è la massima esperta in tutti diciamo, gli ambiti, in particolare in questo consesso qua lei è sicuramente la persona più esperta di tutti quanti, allora, quindi allora, ascoltiamola. Siamo tutti zitti. Certo. No, prima. Allora, intanto, per dare ragione ad Andrea, una cosa è l'inquinamento, una cosa è la variazione di cambiamento climatico. La CO2 non è un inquinante, è un clima alterante, quindi stiamo parlando di clima alterazione, l'inquinamento non c'entra nulla, punto primo. Punto secondo, l'atmosfera dell'emisfero nord ha, ripeto, ho provato a dirlo prima, un carbonio che è più leggero rispetto a quello dell'emisfero sud. Perché? Perché l'emisfero nord produce più idrocarburi e quindi l'emisfero nord ha un rapporto isotopico del carbonio che dipende molto di più rispetto all'emisfero sud dal bruciare gli idrocarburi. Quindi il cambiamento climatico dovuto agli idrocarburi, cioè all'uomo, c'è, però è una piccola parte del cambiamento climatico, perché il resto, quindi del abbiamo cambiamento una nuova climatico c'è, però è una piccola parte. Il resto del cambiamento climatico dipende da tanti altri fattori, che sono fattori vulcanologici, fattori solari, fattori di altro tipo. Ma la cosa più importante che io ho detto in tutti i consessi, l'ho messo anche sulla Treccani, eccetera, è che se noi abbiamo 300 centrali... Cosa l'ha messo sulla Treccani? Sull'enciclopedia Treccani. Ma che lei ha scritto l'enciclopedia Treccani? Ho curato la voce sull'enciclopedia Treccani del cattura e stoccaggio di CO2, che è una delle tecnologie più avanzate per abbattere l'emissione di CO2 in atmosfera dei grandi impianti. Quindi centrali elettriche, raffinerie, cementifici ed acciaierie. Noi abbiamo che in Cina, in India, negli Stati Uniti proliferano centrali a carbone che producono molta CO2, 10 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Allora io, invece di usare tante rinnovabili che producono pochissimo abbattimento della CO2 in atmosfera, devo prima... È come se io avessi un'emorragia che curo con i cerotti invece che tamponare con la riduzione di CO2 dei grandi impianti. Quindi prima devo ridurre i grandi impianti e quindi usare cattura e stoccaggio di CO2 che abbattono milioni di tonnellate di CO2 in poco tempo. Nel frattempo, finisco poi mi taccio. Perché io ci ho rimesso il mio lavoro per queste cose. Ah, l'hanno licenziata? Sì, perché ho messo in luce conflitti di interesse proprio sul cambiamento climatico.
Ma da dove esperienza? Io ho fatto 27 anni dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed ero a capo della unità funzionale di stoccaggio geochimica dei fluidi, stoccaggio geologico e geotermia. Lei si chiama? Sono Fedora Quattrocchi, adesso sono docente all'Università Tor Vergata, sono ingegneri energetici i miei studenti. Però insegna ancora? Sì, insegno cattura e stoccaggio di CO2 e geotermia. Allora, quello che voglio dire è che noi prima dobbiamo tamponare i grandi impianti che producono la CO2, quindi fare in modo che se i cinesi e gli indiani ci portano prodotti che vengono da bruciare carbone, ci sia un carbon footprint su questi prodotti, cioè un dazio che dice: caro cinese, tu mi porti la maglietta a un euro, però siccome l'hai prodotta con la centrale a carbone, io ti carico altri 2 euro sulla tua maglietta che mi porti a un euro. E questo comporta... Sì, però loro la produrrebbero sempre a 3 euro e noi la produrremo noi a 20. Noi abbiamo bisogno di tamponare la grossa emorragia... Non è che smettono per 2 euro i cinesi. Di CO2 in atmosfera dai grandi impianti. Cioè, lei crede che se le magliette arrivassero a 3 euro i cinesi bloccano il carbone? Allora, noi abbiamo bisogno che le centrali a carbone, che sono ogni anno ne producono di nuove, siano bloccate... con cattura e stoccaggio di CO2 che produce energia elettrica a zero emissioni. E questo aspetto, finisco poi. Questa tecnologia, cattura e stoccaggio di CO2, è bloccata dalle lobby sulle rinnovabili che sono in mano soprattutto. Alla grande finanza? Fermo. Nessuna grande finanza. Grazie. Sono in mano a fondazioni private che guadagnano sulle rinnovabili e anche ora. Dove vuole arrivare? Ci sta portando in giro. Voglio arrivare al fatto che se noi crediamo, come io credo, se noi crediamo, come io credo, che il cambiamento climatico esista ed è soprattutto dovuto ai grandi impianti produttori di CO2, quindi le grandi centrali, le acciaierie, raffinerie, cementifici, noi dobbiamo prima bloccare quelle e c'è un'unica tecnologia per farla che è cattura e stoccaggio di CO2. Che è potentissima, noi l'abbiamo cominciato a usare, esiste già la piattaforma Zero Emission Fossil Fuel Power Plant, di cui faccio parte anch'io, abbiamo scritto la SEN durante il periodo di Monti, Strategia Energetica Nazionale, avevamo deciso di fare anche il nucleare in Italia e ce l'hanno bloccato. È finita la batteria, stanno dopo, mi sembra una batteria. Il nucleare è una tecnologia... Aspetta, che ti... vabbè, tanto sono le altre telecamere. La batteria sono non registra. Questo coso qua adesso si è accesa adesso la spia, quindi è solo l'ultima frase. Sono i poteri forti, vero? Non voglio... Questo è il controllo delle macchine. Se no, appunto. Questo allora, meteorologo non la deficienza artificiale. Noi dobbiamo buonanotte. Interrompiamo dall'altro. Peccato che non c'eri stamattina che avevamo parlato di queste cose qua, di intelligenza artificiale. No, prima dalle 9 all'una a Vigovaro. Conosciamo. Allora io finisco il discorso. Facciamo finire d'ora. Allora, noi avevamo, scusate il termine, sgamato, e io per prima in diretta televisiva con Pecoraro Scagno, sgamato. Che le rinnovabili erano un qualcosa con cui qualcuno si arricchiva ma che non abbattono più di tanto la CO2, e allora nel 2011 abbiamo proposto una nuova situazione con Berlusconi, che era quella di dire: facciamo le centrali con cattura e stoccaggio di CO2 a carbone, perché il carbone per altri 100 anni il pianeta ce l'ha, mentre il metano purtroppo è finito, abbiamo altri 40 anni. 40 anni non di più, soprattutto con il business, con il business as usual, e soprattutto abbiamo che il nostro gas naturale, cioè il metano. Però, signora, così sta diventando un po' un... Allora, no, semplicemente dico che noi avevamo un piano energetico, ma ce l'hanno bloccato quando hanno visto che c'è stato l'incidente di Fukushima e hanno detto: il nucleare non si può fare. No, il nucleare è l'unica. In Italia questo è successo, però, signore, perché in Francia sono andati avanti, allora, in Cina ne stanno costruendo, in America in Francia stanno andando avanti, ma c'è un problema con la Francia, perché il Burkina Faso non gli sta più dando l'uranio. Cosa recente. Pieno di uranio. Allora, noi per combattere il cambiamento climatico, che esiste, è inutile che lo neghiamo,
bisogna prima tamponare le grandi centrali e poi il resto dei soldi che ci rimangono usarlo per le rinnovabili e per l'efficientamento energetico, che è una lobby quella dell'efficientamento energetico, che siccome stava morendo perché il colonnello sta alzando no. molto umilmente un dito. Sì, no, ma guardi, io sono d'accordo in tutto quello che ha detto, cioè la maggior parte del mondo, cioè soprattutto Cina, India, sud-est asiatico, usano centrali a carbone e poi ci vendono i pannelli solari prodotti con centrali a carbone che già partono col peccato originale. Bravissimo, bravissimo. Allora, in questo sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che l'unica nazione, chiamiamola Europa, vuol fare la quella che diciamo io rispetto la natura e quindi ci impone. Non so se giustamente o meno, ma siamo quelli che vogliamo veramente eliminare la CO2, il centrale a carbone non ne avremo più, diciamo tutto quello, l'uso del gas di origine naturale non si può usare, eccetera. Fatto sta che però l'Europa ha scelto questa strada, cioè quella che sta dicendo lei, cioè smettiamola di usare tutte quelle energie che producono CO2, non so se mi spiego. No, il resto del mondo non ci segue perché... No, attenzione! Neanche gli Stati Uniti hanno sottoscritto il... il carbone, ma con cattura e stoccaggio di CO2, perché il carbone e il nucleare sono le uniche energie che rimangono, perché le rinnovabili producono soltanto per 1500 ore l'anno, mentre carbone e nucleare 8000 ore l'anno, punto primo. Punto secondo, l'occupazione di suolo. Noi abbiamo pubblicato su Applied Energy un sacco di lavori in cui diciamo sostanzialmente la densità energetica per ettaro per anno normalizzata all'abbattimento di CO2 è massima per il nucleare e per il carbone con cattura e stoccaggio di CO2, non rinnovabili ed efficientamento energetico. Quindi la sua ricetta qual è? Perché, okay. L'ho detta, carbone con cattura e stoccaggio di CO2 e rinnovabili, perché il gas metano ce l'ha la Russia. Nucleare no. Nucleare di quarta generazione, perché io sono stato testimonio, ero comandante della Marina, io l'ho esercitato per 30 anni e praticamente ho partecipato a un lavoro grosso a Montalto di Castro. Grazie. Abbiamo costruito la centrale a uso nucleare. Poi che cosa è successo negli anni 90? È successo che i Verdi hanno preso mano alla situazione e hanno bocciato il nucleare. L'hanno fatta a carbone, elettrica, tutto quanto. Il popolo italiano non vuole il nucleare perché ha paura, mentre invece il popolo tedesco, il popolo francese, hanno adottato tutti questo protocollo e il nucleare conviene a livello proprio energetico, costa di meno, però c'è il rischio, c'è la paura, c'è il rischio. E tutto questo noi non lo vogliamo. Il problema è questo. Posso dire allora? Mi rifaccio anche a quello che ha detto la professoressa. Sono d'accordo sul nucleare, nel senso è una soluzione, soprattutto per quello che riguarda il combattere il cambiamento climatico, perché dal punto di vista del cambiamento climatico è una fonte di energia pulita. Non sono d'accordo sulle fonti rinnovabili, perché comunque meglio una fonte che non produce gas climalteranti piuttosto che una fonte come il carbone. Ho detto che non è prioritaria. Le fonti rinnovabili, soprattutto in Italia, possono dare comunque una... Non dimentichiamo che noi già adesso quasi il 20% del nostro fabbisogno nazionale è garantito da una fonte rinnovabile, che è l'idroelettrico. Perché le fonti rinnovabili non sono solo l'idroelettrico, sono l'eolico, il fotovoltaico, insomma, tante fonti. C'è una fonte di energia che in Italia non è mai stata sospettata di essere utilizzata, che è quella delle onde e delle oscillazioni delle maree. Si stanno facendo studi per cercare si utilizzano di più nel nord Europa, perché lì chiaramente le maree sono di una portata differente. Certo. Ma noi abbiamo 8000 km di costa. Il carbonio può essere una soluzione, però attenzione, in questo momento sono una soluzione, almeno per quello che ne so io, perché poi non è il mio settore, perché ma è troppo potente, potentissimo. Il problema è che comunque sono impianti quelli che si occupano di, perché cattura e stoccaggio del carbonio vuol dire che vado a riprendermi l'anidride carbonica che è là nell'atmosfera e cerco di fissarla la CO2 che esce dai camini. Ah, ma allora quella è un'altra cosa ancora. Oppure addirittura faccio la precombustione ed elimino la CO2 a valle del Bene, allora quello è un'altra cosa, perché altrimenti la cattura e stoccaggio del carbonio più efficace
che abbiamo a disposizione è un sistema naturale che da sempre esiste, che sono le foreste. Per cui tanto è vero che il metodo che viene consigliato maggiormente è quello della rimboschimento, riforestazione e tutela del patrimonio boschivo. Se devo abbattere 10 milioni di tonnellate di CO2, devo riforestare tutta l'Europa, no, invece devo, io devo con un solo pozzo, tre pozzi di iniezione no, di CO2, semplicemente, l'abbiamo sperimentato in Canada, con 100 pozzi di iniezione, oltretutto se tu inietti CO2 nel sottosuolo produci quel po' di petrolio che rimane nei giacimenti depleti, e quindi questa è una tecnologia potentissima. Il problema è che siccome è talmente potente che le lobby sulle rinnovabili hanno voluto isolarci a noi della piattaforma Zero Emission Fossil Fuel Power Plant del cattura e stoccaggio di CO2, e chiunque di noi parla di questo è uno che sta contro le rinnovabili. No, noi le rinnovabili diciamo semplicemente posso che sono meno potenti. Però, siamo meno finiti potenti sull'argomento rinnovabili non rinnovabili. Stiamo parlando di cambiamento climatico. Sì, no, però ci dobbiamo analizzare anche gli altri punti di vista che ci sono, no? Perché c'è chi non ci chiede, chi ci chiede a metà. Lei mi ha detto adesso un po' è solo causato l'uomo in parte, il resto no. Quindi, perché finiamo. Non è una questione di credere o non credere, è una questione di complessità. Sì, no, però ci sono approcci diversi tra di voi, non è che la pensate tutti come la dottoressa. Però lei ha un approccio dicendo scientifico. Come dice, sì, no, ma io sto dicendo lui, che quello è il punto di vista suo. Di cambiamento ora, climatico, anche vogliamo sapere l'ARP se agisce oppure no. Beh, ma perché l'ARP se l'ARP agisce e che produce cambiamenti climatici... Aspetti, io non ho sentito che cosa... Io magari non ci possono capire che cosa sta. La verità, almeno la trasparenza. Dire solamente una cosa. Bisogna vedere però l'ARP da terra o l'ARP satellitare. No, ma io non ho capito cosa sta dicendo la professoressa. Io sto dicendo se me lo che la manipolazione ripetere, del cambiamento stiamo climatico... stiamo parlando sopra uno all'altro. Me lo può dire? Sto dicendo ora, che la manipolazione del cambiamento climatico con sistemi di tipo ARP, cioè variazione climatica locale anche per produzione di eventi sismici, è inutile che lo neghiamo. L'ARP può creare variazioni di cambiamento climatico locale per far piovere in una certa zona o portare siccità in una certa zona, e sono armi climatiche, esistono, è inutile che lo neghiamo. E qui lei sta lanciando il punto di vista di Emiliano Babilonia. Certo, controllano il tempo. Certo, però ve lo dico con cognizione di causa. Con le onde ARP controllano il tempo, producono anche dei modi. Vabbè, ma vogliamo sapere, vogliamo dire... Il terremoto in Turchia? Questo pare che non saprei rispondere. Ma allora su quali sa rispondere? Noi non l'abbiamo fatto, io non l'ho fatto. Bisogna sentire un geologo. No, ma c'erano terremoti, sono quei due, gli dico. Allora, mi faccia degli esempi di terremoti che hanno prodotto. Questo in ballo è un geologo. Vediamo, non potrei dirlo io. Però vediamo che cos'è l'ARP, se no la gente pure non capisce. Cioè, questo sistema ARP che viene. Un attimo, parla il colonnello. L'ARP di cui parlate è un sistema adottato dagli Stati Uniti, emette onde elettromagnetiche, anche voglio dire il 5G, 4G che portiamo in mano, sono onde elettromagnetiche. Certo. Onde elettromagnetiche per disturbare, sapete che le onde radio vengono riflesse dalla ionosfera, per disturbare la ionosfera, perché qualora si vogliono disturbare le comunicazioni del nemico è la maniera più efficiente. No? La segretezza nasce semplicemente dal fatto che una struttura militare quindi non ci quindi non c'entra nulla con la stimolazione. Il progetto su Google, esatto, ma tanto per dire, per creare un terremoto ci vuole tanta di quell'energia, sì, tanto, che potremmo mettere tutte le centrali che abbiamo al mondo, ma non riusciremo a creare un terremoto. Non è credibile creare un terremoto in maniera artificiale. Se noi abbiamo una faglia cosiddetta critical stress, per noi geologi la chiamiamo critical stress, che sta sul punto di rottura, che magari la rottura avverrebbe fra 100 anni dal punto di vista del ritorno su quella faglia sismogenetica, ma noi inneschiamo un terremoto con molto i fluidi tutto. I fluidi possono essere fluidi petroliferi, sì, fluidi geotermici, sì. L'innesco di terremoti con i fluidi ormai è riconosciuto, non c'è problema, non è una cosa... Ma è riconosciuto da chi? Dalla scienza. Cioè, a partire ma faccia qualche esempio, cioè tipo degli ultimi terremoti che ci sono stati, no? Perché se poi se noi, mi dica, allora, guardi, per esempio il terremoto che c'è stato a Basilea di origine geotermica ormai è riconosciuto da tutti, lì c'era stata una
iniezione di fluidi per fare Enhanced Geothermal System, ovviamente questa microfratturazione della roccia per scaldare l'acqua che poi doveva tornare su calda ha provocato un magnitudo 3.5, ormai è riconosciuto. Abbiamo fatto anche delle scuole di Erice, in cui io ero direttore della scuola lì al centro di Zighighi, e abbiamo fatto le scuole di geotermia, di stuccaggio di CO2. Io sono stata per 5 anni responsabile del progetto Eni Val d'Agri per la reiniezione di acque petrolifere. Quando è che poi l'hanno spedita? Io ho 27 anni di esperienza, sono un dirigente tecnologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, mi sono interessata nel mio curriculum di reiniezione di acque petrolifere, ero responsabile del progetto Eni Val d'Agri per la reiniezione. Queste cose esistono, sono assolutamente assodate, devono essere trasparenti per il pubblico. Sì, ma l'ARP è un'altra cosa. Okay. L'ARP ma voglio dire, a quale scopo dovrei provocare un terremoto? E, tra l'altro, secondo osservazione, in genere la linea di faglia del terremoto non è un chilometro, ma sono 100, 200 chilometri e anche più. Lei, mettere questo liquido dentro questa fissura, voglio dire, mi sembra, voglio dire, occorrono tonnellate e tonnellate. Non voglio scendere nell'aspetto geologico perché mi comporto da meteorologo, no? Allora, da meteorologo, alterare il clima, del resto. Ancora adesso non è chiaro se davvero funzioni l'inseminazione artificiale delle nubi per far piovere quando... Ho fatto la scia. No? Tant'è vero, se funzionasse davvero i cinesi non avrebbero più problema di inquinamento nelle loro città. Perché dicono di farlo per... Israele, sì, è una tecnica fantastica. Una tecnica... Ho fatto un articolo 30 anni fa già su queste cose qui, basta mettere il mercurio tra le cose. No, non è basta. La teoria dice che, in teoria... questa sostanza dovrebbe causare l'aggregazione delle goccioline di nuvola tanto da formare una goccia così pesante da cadere sotto forma di pioggia. Il problema qual è? È che con metodo scientifico noi non siamo in grado di stabilire se poi quando ha piovuto perché è stata inseminata la nuvola o semplicemente perché la natura aveva deciso che avrebbe dovuto piovere, perché altrimenti tutte le volte che inseminiamo la nuvola dovrebbe cadere pioggia, ma ciò non avviene. E se vogliamo la dimostrazione non scientifica ma semplicemente così di sentimento, di osservazione di quello che si fa nel mondo, gli Stati Uniti questo metodo non lo utilizzano, sono stati loro in realtà a idearlo per primi nell'immediato dopoguerra, non lo utilizzano assolutamente. Gli israeliani ci provano, ma attenzione, loro hanno un problema gravissimo con l'acqua, quindi ci tentiamo, male che vada non funziona, ma visto il problema che abbiamo ci proviamo. Anche negli Emirati. I cinesi lo sfruttano tantissimo questo metodo, perché il loro tentativo è quello di far piovere non tanto per problemi di siccità, ma perché hanno delle città inquinatissime. La pioggia è lo strumento più efficace per ripulire l'aria. Continuano ad avere delle città inquinatissime. Perché? Perché a volte piove, a volte no. Loro quando piove chiaramente dicono guardate, ha piovuto perché abbiamo inseminato le nubi, ma non ci dicono tutte le volte in cui le hanno inseminate e non ha piovuto. Come dire, dal punto di vista scientifico non siamo in grado di stabilire che funzioni, e molto probabilmente così a occhio non funziona un granché, perché altrimenti molti problemi sarebbero stati risolti da quel punto di vista. Mentre ripeto, in Cina le città continuano ad essere inquinatissime, gli israeliani l'acqua sì, a volte lo tengono, tante altre volte no, altri paesi che l'hanno ideato questo strumento non lo utilizzano più. Un secondo, stop and go. Ci sono state bombe d'acqua proprio, mi pare, delle Marche, hanno causa del cambiamento degli aerei che giravano, sono state grazie a me inizialmente le bombe d'acqua, sono stati degli allagamenti tremendi. Allora questi fenomeni sono state grazie delle bombe d'acqua. Allora io però in quella giornata ma a quale scopo, signora, avrebbe creato le bombe d'acqua? No, ma soprattutto il nesso scusa, parli, poi ti lamenti. A quale scopo? La domanda è: a quale scopo avrebbero creato ad hoc delle bombe d'acqua per bombardare le nostre città? Possono essere dei metodi. Scusate, ecco, io ricordo lì addirittura a Pachino. La signora che deve parlare. La domanda è: a quale scopo? Guerra climatica.
guerra climatica. Ti rispondo io. Aspetta, no, ma è un attimo, no, io non sono una, però no, lei, io ho un modo mio di pensare, giusto? Però non sono un esperto, è una mia intuizione. Ce lo esterni, questo modo di pensare. Parla lui che è più esperto, quindi. Aspetta, perché no? Però così posso... guardi, se si sta strozzando con il microfono. Non vorrei mai che mettiamolo qua, guarda. Certo, non ho detto che non esiste, ho detto che lo scopo non è posso, quello che allora, possiamo. Allora, con calma. Tipo, esempio, no? L'anno scorso... Vabbè, tu, io non è che sono un'esperta, però... No, però lei mi ha detto prima, che ne sai che non vabbè, hanno bombardato apposta? Lo sai tu quello che fanno loro? A loro lo sai chi ha in mano queste cose? Questo, allora, noi lo sappiamo. Però posso avere il dubbio? Oh. Cioè, adesso dubbio che sta, puoi scusi, adesso no, sta, guardi, guarda caso adesso... Vediamo quello che sta succedendo. Guarda caso adesso sta piovendo. Sta piovendo. Secondo lei questa pioggia è naturale? Io, o c'è qualcuno che ha pigiato un casco? Vabbè, ma poi fa domande così. Eh no, ma è lei che... Io la faccio cioè, perché lei... Cioè, qui parlavano delle bombe d'acqua, ancora qua, però sono innaturali le bombe d'acqua. Sono innaturali, anche come sono innaturali quelle grandinate d'acqua, cioè troppo. No, cioè, quindi uno dice un che dubbio sono... se lo prendo. Sì, no, okay, se c'è qualcuno qui esatto. Che ma lei, cioè, io mi creo dei dubbi. Certo, qua. Forse, uno ma non abbiamo visto cosa. Lei che ce ne sono provocato. Beh, ma il termine è già bombe d'acqua. Stavano sul fuoco, però qualche dubbio mi viene. Ci sono stati degli allagamenti paurosi lì. Ma, aspetta, perché Andrea è proprio volevo dire una cosa molto importante. Il profitto industriale, voi avete mai sentito nominare la Monsanto, no? Sì. Quella che vende i semi. Ma non so, perché stiamo mischiando la Monsanto con le bombe no, è importante. Allora se partiamo da episodi negativi che ci sono stati nel mondo, i colleri si rovinano i raccolti, gli agricoltori sono in ginocchio e magari vanno a comprare le sementi dalla Monsanto, tutto lì. Io non posso dire se davvero capiti quello, ma dal punto di vista del clima io con gli aerei non posso introdurre delle modificazioni soprattutto governabili per gestire il clima, tanto è vero che se anche fosse vero l'agricoltura con gli aerei quello è il tempo, la scienza mi dà un metodo per farlo. Se io cospargo di sostanze tossiche un campo so che lì non crescerà nulla. La scienza non mi dice come io possa modificare e governare quel cambiamento del clima, tanto è vero che negli anni 50-60 ad esempio gli Stati Uniti cercavano di deviare la traiettoria degli uragani utilizzando ioduro d'argento e altre sostanze, addirittura sono inventati bruciare grosse quantità di petrolio di fronte al passaggio dell'uragano, insomma tanti metodi per cercare di deviare il percorso dei cicloni tropicali. Hanno abbandonato il progetto perché sono giunti alla conclusione che non è possibile farlo. Non è possibile farlo governando il fenomeno. Perché? Perché l'atmosfera è un sistema talmente complesso che l'energia in ballo che dovrai mettere per cercare di governare un eventuale cambiamento è enorme. E soprattutto, come lo faccio? Non è possibile. Venendo poi al discorso, è arrivata la bomba d'acqua che noi meteorologi poi chiamiamo un violento nubifragio, la bomba d'acqua. Ed era passato un aereo. In quel momento nella casa avevano anche cambiato canale, in un'altra stavano mangiando una matriciana. Posso fare l'esempio dell'Emilia? 2012. Io devo poter spiegare l'evento, non mi basta dire è passato un aereo, c'è stata la bomba d'acqua. Certo, però quel bambino ha anche tirato un calcio al pallone, c'è stata la bomba d'acqua. Quindi non dobbiamo più giocare a calcio perché altrimenti arriva una bomba d'acqua. Ma questa roba dell'aereo? Allora, vorrei fare l'esempio dell'Emilia. Parliamo di Cicchini. Aspetta, adesso arriviamo. Finiamo lì. Che vuol dire che sono passati gli aerei e è arrivata la bomba? Allora, si sa per certo che l'altro anno due aerei sono partiti della NATO, sono partiti da Bruxelles, sono andati, hanno fatto... Perché ha le bombe d'acqua su Roma? Fermati, hanno fatto dei giri pazzeschi in un determinato luogo delle Marche
ecco, tu correggi, e poi lì c'è stato un nubifragio pauroso, ci sono stati degli allagamenti, sarà una coincidenza, però ecco, il discorso è... Sarà una coincidenza, però no, lei non me la butta finire. Come una coincidenza. No, allora, le nostre autorità pubbliche devono appurare, devono controllare, devono riferire al popolo che cosa è successo. Ma mi scusi, posso fare una domanda? Non ho capito, non ho capito. L'anno scorso le nostre pesce grande mangia pesce piccolo. Pesce grande mangia pesce piccolo. Pesce grande mangia pesce piccolo nel fatto che c'è un conflitto di interesse. Cosa c'entra con gli aerei della NATO? Conflitto di interesse. Scie chimiche. Sono dei posti. Scie chimiche. Sono state tracciate i voli di questi aerei. Quindi sarebbe, Andrea, se ho capito bene, no? L'anno scorso, cos'era, agosto? Non mi ricordo, forse adesso mi ricordo. Decollano due aerei. Due, sì, che sì, tipo di aerei non lo so, sono state rilevate le tracce di questi aerei. Vabbè, partono due aerei, cioè, fanno due giri sopra le Marche e guarda caso tu dici sorvolato tante volte questo punto posto di vista, e in questo posto c'è stato un bifraggio. Dal punto di vista della scienza io devo trovare un legame deterministico. Le mie autorità pubbliche mi devono dire che è successo, io voglio sapere. È stato un bifraggio. Non sono l'autorità pubblica, provo a rispondere da scienziato. Dal punto di vista della scienza deve esserci un legame deterministico causa-effetto. Se tutte le volte in cui un aereo della NATO si alza in volo c'è un nubifragio nelle Marche, allora mi pongo il problema. Ma se una volta che si è alzato in volo torno all'esempio quella di prima, cioè, sono passati però va bene tutto, uno può quante dire altre cose sono capitate quel giorno nelle Marche. Ha attraccato un traghetto, è stato bruciato il signor Rossi del settimo piano, ha scorreggiato e ha venuto a domani. È stato sospetto perché hanno sorvolato per tanto tempo questa zona, quindi hanno destato sospetto da parte della popolazione. Poi è successo quello che è successo. Perché quando una domanda me la fa, quando capita un evento particolarmente traumatico, noi ci ricordiamo tutto quello che è capitato quel giorno. Quindi se i aerei della NATO erano passati anche nei giorni precedenti, non ce lo ricordiamo perché non è successo nulla. Ma quel giorno, quando c'è stato l'alluvione, lampo, io ho sentito passare anche due aerei, e magari ho visto la luna rossa, ho visto qualcos'altro, collego queste cose. Ma loro ogni giorno passano, quindi passano tutti i giorni, Il giro è insostenibile, insostenibile. Posso dire una cosa? Vorrei sapere l'opinione del signor. Lei, signor? Massimo. Lei, Massimo, è silenzioso, guardingo. Allora, cosa pensa di queste bombe d'acqua? Le bombe d'acqua, cioè, si sa benissimo... Allora, non esiste nessuna certezza, chiaramente. No, allora, si sa che non si sa, quindi. Si sa benissimo, non esiste nessuna certezza. Sì, è vero.